Così è se vi pare di Luigi Pirandello. Vogliamo leggere un brano di un dramma moderno. Allora, nell'Ottocento nasce un nuovo genere, il dramma moderno. Si contrappone sia alla commedia, perché non c'è il lieto fine, sia alla tragedia, perché non c'è il fine tragico. Allora, direi che possiamo prendere sicuramente il dramma pirandelliano. E in particolar modo, così è se vi pare, come simbolo, emblema di questo dramma moderno. Perché proprio il finale, ecco, noi vedremo, leggeremo proprio il finale, smentisce qualsiasi nostra attesa. Abbiamo un'attesa, no? Cioè, durante tutto questo dramma, si confeziona un'attesa e si amplifica l'attesa di quello che dovrebbe essere la risoluzione del dramma. La risoluzione non avviene. Quindi, mentre nella commedia o nella tragedia comunque c'è una risoluzione che può essere, dicevamo, un ordine ricostituito nella tragedia o una soddisfazione del desiderio nella commedia, tipicamente in questo dramma emblematico di quello che è il dramma moderno, la soddisfazione non c'è. Allora, così è, se vi pare, di Luigi Pirandello. Quando parliamo di Pirandello, parliamo di qualcuno che ha riflettuto sui meccanismi della comunicazione umana, sicuramente, e ha riflettuto molto sulla verità. Esiste una verità? Esiste un solo modo di vedere le cose? Esiste un solo modo di presentarsi agli altri? In particolar modo, Pirandello ci aiuta a riflettere su come noi ci presentiamo agli altri, sul fatto che noi siamo addirittura, lo fa anche in certi romanzi come Uno, Nessuno e Centomila, il fu Mattia Pascal. Noi abbiamo presupponiamo di essere qualcuno, che questo qualcuno sia oggettivamente così per tutti quanti. Invece scopriamo che dipende dai vari punti di vista. È evidente come in questo caso lui ci rappresenti le cose non. Cioè, ci rappresenta questo concetto, cioè che non esiste un solo punto di vista da cui vedere la realtà. E questo lo fa attraverso questo dramma, il dramma del così essere vi pare. Si contrappongono, arrivano in un paese, sostanzialmente, arriva in un paese una famiglia, no? Questa famiglia è composta dal signor Ponza, poi da sua moglie, ed è composta anche dalla suocera, quindi dalla madre e della moglie, che si chiama signora Frola. Bene, nei discorsi del paese, no, si nota questo aspetto, questo fatto, no, che la moglie non si fa mai vedere, no? E quindi si fanno sempre vedere il marito, che è il signor Ponza, e la mamma della moglie, quindi la suocera, che è la signora Frola. Tra l'altro, poi parlando con la gente del paese, questi due presentano la donna, quindi la moglie del signor Ponza, in un modo completamente diverso. Nel senso che il signor Ponza dice che in realtà sua moglie è morta e questa donna con cui lui è adesso è la sua seconda moglie. Però per non intristire, per non addolorare la suocera, continua a farle credere che si tratti di sua figlia. E invece poi la signora Frola, parlando con la gente del paese, dice che insomma, che il genero è un po' ammattito, perché in realtà quella donna lì è proprio sua figlia, quella con cui lui sta, è sua figlia e non le permette mai di andare da sua figlia. E lo impedisce, quindi è crudele anche, perché non, impedisce sempre di andare dalla figlia. Ah. Una tipica storia, situazione pirandelliana. Pirandelliana, è una si tipica Da uno, situazione. nessuno, 100.000, Esatto, praticamente. esattamente. Ognuno ha una propria versione, una propria realtà diversa dalle Cioè, altre. chi è quella donna? Ecco, il problema è proprio questo, no? L'identità della persona. Ora, fra la gente del paese c'è chi si schiera dalla parte del signor Ponza e chi si schiera dalla parte della signora Frola. Cioè, sì, questo è vero, sì. Però, alla fine del dramma, fortunatamente questa donna, questa moglie, si presenterà finalmente alla gente del paese per svelare, cioè per spiegare realmente chi è lei. Se è la prima moglie del signor Ponza, effettivamente, oppure se è la seconda. Questo lo dice il signor Ponza.
mentre invece la signora Frolla dice che no, che ha sempre avuto una sola moglie e basta. Allora, in questa nostra antologia abbiamo due parti. A questo punto non credo di riuscire a leggere tutti i brani tratti da queste due parti. Infatti, il primo brano è tratto dall'atto primo, quindi siamo sostanzialmente all'inizio del dramma, mentre invece il secondo brano è l'atto terzo, scena settima, è proprio la fine. Abbiamo quindi verificato, scusate ragazzi, anche con gli esercizi, che nel teatro classico in genere ci sono cinque atti. Qua invece vediamo nel teatro pirandelliano tre atti, ad esempio in questo dramma. Ecco. La prima parte, dicevamo, la gente del paese che parla. Ora, tra la gente del paese, dicevamo, ci sono alcuni che danno ragione al signor Ponza, altri che danno ragione alla signora Frola, si discute, eccetera, eccetera. La signora Frola, sì, Frola. Ebbene, c'è un altro personaggio che è alter ego di Pirandello, cioè l'alter ego dell'autore, e si chiama Laudisi. Ebbene, questo Laudisi, sin dall'inizio del dramma, abbiamo detto che questo si trova nel primo atto, questo brano, primo brano che leggeremo, sin dall'inizio del dramma intuisce che non c'è una soluzione, cioè che non è vero che esiste una verità, qualcuno che ci può svelare, neanche la stessa donna, la stessa moglie, diciamo, del signor Ponza, infatti ci svelerà il mistero. E quindi ridicolizza, prende in giro quello che pensano gli altri. Infatti Sirelli, a un certo punto siamo nella riga 11 del nostro testo, come tu vorresti scusare quel mostro? Ah, il mostro sarebbe il signor Ponza che tiene rinchiusa sua moglie in casa, no? E dice Sirelli rivolgendosi a Laudisi, tu vorresti scusare quel mostro? E Laudisi risponde, ma non lo voglio scusare niente affatto, dico che la vostra curiosità, chiedo perdono alle signore, è insoffribile. Non fosse altro perché è inutile la vostra curiosità di voler sapere a tutti i costi se quella donna è davvero la figlia della signora Frola oppure no. E poi ancora dopo dice, è inutile signore mie, che si voglia venire a sapere è inutile, dice questa signora Cini, che cosa, scusi, che possiamo noi realmente sapere degli altri? Che cosa possiamo noi sapere realmente di una persona, di un'altra? Chi sono, come sono, ciò che fanno, perché lo fanno, quali pretese abbiamo di entrare, di penetrare? Addirittura poi, dice Pirandello, non solo noi non riusciamo a penetrare negli altri, a capire bene gli altri, ma addirittura gli altri stessi non possono conoscere fino in fondo loro stessi. E questo, dicevamo, è una situazione che avviene molto frequentemente nei testi pirandelliani. E così continua il dialogo, poi lo leggerete a casa, no? Il dialogo fra Laudisi e questi altri personaggi. Dicevamo, lui ridicolizza questi altri personaggi, della signora Cini non ricorda mai il nome, glielo ripete due o tre volte, come a dire che è indifferente ai rapporti, mentre gli altri sono molto preoccupati, no? Diciamo di mantenere, ad esempio, il loro ruolo all'interno di questa piccola comunità, di questa piccola città. Laudisi osserva tutto dall'alto con un certo cinismo. Poi arriviamo, dicevamo, all'atto terzo, scena settima, quando nella scena settima incominciano, ecco, la signora Frola è qua, chi l'ha chiamata, eccetera. Nella scena ottava si trovano ancora la signora Frola e tutti gli altri, mentre nella scena nona interviene la signora Ponza. La signora Ponza sarebbe quella donna che dovrebbe finalmente svelare e dire chi è lei, no? Allora entra questa signora, entra la signora Flora, Lina sarebbe il nome della figlia, capite? Quindi la chiama Lina, la chiama col nome della figlia, mentre invece il signor Ponza la chiama Giulia. Ci siete alla riga 180 di pagina 403? Pagina 403. Giulia, no? C'è questa scena patetica, proprio finale, no? del dramma. E poi la signora Ponza, volgendo il capo velato
Ecco, questa donna si presenta a noi col capo velato, con un velo che non toglie, perché rappresenta proprio questo mistero che è la persona. Non temete, non temete, andate via. E Ponza piano amorevolmente la signora Frola, andiamo, sì, andiamo. Cioè, si chiede, perché probabilmente il punto è questo, no? C'è una sorta di, nelle due interpretazioni di quella che è la signora Ponza, risulta assolutamente essenziale che l'altro non sappia chi è realmente quella donna. Quindi loro due sono accompagnati fuori. Tutti gli altri, curiosi del paese, eccetera, vogliono sapere chi è la signora Ponza. Quindi sono disposti a, cioè, fanno uscire fuori gli altri, purché la signora Ponza dica finalmente chi è. Quindi, insomma, sì, andiamo, andiamo, caro, andiamo, e tutti e due abbracciati, carezzandosi a vicenda, tra due diversi pianti, sono diversi i pianti del signor Ponza e della signora Frola, perché il loro punto di vista sulla realtà, dicevamo, è diverso. Si ritireranno bisbigliandosi tra loro parole affettuose. Silenzio, dopo aver seguito con gli occhi fino all'ultimo i due, perché il signor Ponza è convinto, dice di avere una seconda moglie che non vuole insomma, far capire alla suocera che sua figlia è morta. Ecco perché tratta così amorevolmente la suocera. Ah, quindi dicevamo, rimane solamente sulla scena la signora Ponza con tutta la gente del paese, tranne suo marito e sua madre. O insomma, tranne il signor Ponza e la signora Ponza. La signora Ponza, dopo averli guardati attraverso il velo, dirà con solennità cupa: che altro possono voler da me dopo questo, signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restare nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato. Quindi dice alla gente curiosa del paese, dice: cosa volete ancora di più? Cioè, non posso svelare questo mistero, perché devo tener nascosta questa sventura. E questo è l'unico rimedio per non dare sofferenza, per non dare dolore a uno dei due, no? E il prefetto, commosso: ma noi vogliamo rispettare la pietà, signora. Vorremmo però che lei ci dicesse, la signora Ponza, che cosa? La verità è solo questa, che io sono, sì, la figlia della signora Frola. E allora tutti, con un sospiro di soddisfazione: ah, allora è vero che lei è la figlia della signora Frola e che non è morta. Poi però la signora Ponza subito dice: è la seconda moglie del signor Ponza. Sì, io sono la figlia della signora Frola, quindi la prima moglie, ma poi dice, contraddicendosi subito dopo: sono anche la seconda moglie del signor Ponza. Allora tutti stupiti e delusi: oh, come? Sì, e per me nessuna, nessuna. Ecco, qua ritorna, dicevamo, quello che compare anche nell'altro romanzo di Pirandello. Cioè, l'uomo è nessuno. Cioè, scopre di, dal momento che scopre di non essere uno, ma di essere 100.000, a seconda delle varie interpretazioni degli altri, in realtà scopre di non essere più nessuno. Sì, e per me nessuna, nessuna. Ah no, per sé, lei, signora, sarà l'una o l'altra. Il prefetto dice: non è possibile questo. Lei sa benissimo chi è, sa benissimo se è davvero la figlia della signora Frola o se è la seconda moglie. Lei deve saperlo per forza. E la signora Ponza: no, signori, per me, io sono colei che mi si crede. Ecco perché così è, se vi pare. Laudisi: ed ecco, o signori, come parla la verità. Volgerà attorno uno sguardo di sfida derisoria, siete contenti, e scoppierà a ridere. Il dramma termina con la risata di Laudisi, che è la risata dello stesso autore, dello stesso Pirandello, che deride la nostra presunzione di avere alla fine una soluzione, una risoluzione, una verità a cui aggrapparci. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.